ciao a tutti ragazzi, benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi carissimi, stiamo procedendo alla nostra avventura, abbiamo deciso di andare verso sud, come dicevo, da questa parte, quindi speriamo di trovare qualche posto, qualcosa di veramente interessante. Casa, dolce casa, si vede ancora da lontano, ma è soltanto un caldo e bellissimo ricordo, ma adesso siamo qui per esplorare questa foresta, il che non è veramente bello col buio, devo dire la verità. Non mi sento molto a mio agio perché potrebbe spuntarci non un coniglio, ma un qualcosa veramente di terribile da un momento all'altro, insomma. Quindi questa è un'altra quercia. Andiamo avanti ragazzi, sento dei rumori stranissimi, roba da far rabbrividire. Veramente roba da far rabbrividire ragazzi. Stiamo comunque seguendo la scogliera e sento il vento. Quindi ci deve essere forse qualcosa da questa parte, un'apertura, non lo so. Proviamo ad andare a vedere. Non mi piace, magari avremmo dovuto accamparci, forse di notte non è proprio il massimo. Speriamo che almeno non vedano questa cazzo di torcia questi cannibali fottuti. Va bene. Inquietante ragazzi, veramente inquietante. Di inoltrarci un po'. Il problema è che se andiamo di notte abbiamo anche poche possibilità di trovare qualcosa di positivo, nel senso che potrebbe sfuggirci qualcosa, perché non si vede un emerito cazzo, non so come dirlo, ma è incredibile qui. È la foresta più assoluta qui. Questa cosa cazzo è? Dei funghi. Sì, dai, droghiamoci. Come si fa? Mangio di funghi, cazzo. Mangia. Funghi afrodisiaci. Ma scusa, posso avere la pila? E non mi dire, e lascia? Sì, figo, non lo sapevo. E allora posso andare avanti così, almeno mi sento meno nudo. Ehi, legno a morire. Non si vede niente, ragazzi. Io non credo sia stata una bella... Oh, porca miseria, per un pelo. Non si vede niente, stavamo finendo giù in una scarpata. Qua bisogna stare veramente attenti di brutto, ragazzi. Io direi magari forse è meglio accamparci qui per la notte, qui in mezzo. Oh cazzo. Porca puttana, non è di buon auspicio questo coso qua. Non si vede una mazza, ragazzi, siamo vicino a qualche postaccio loro, perché quei cosi lì sono per avvertirci, diciamo così, della pericolosità del posto. Altri funghi. Ah cazzo, ho mangiato della merda perché ha fatto si vede l'amaro. Va bene, andiamo avanti. Va bene, procediamo, anche se me la faccio sotto. Andiamo avanti. Credo ci sia qualcosa lì. Conigli. E ogni sorta di... Cazzo! Un villaggio, ragazzi. Un cazzo di villaggio abbiamo trovato. Non so se si è abbandonato. Non credo sia abbandonato, ecco. E andiamo, zitti. Qua avete detto che c'erano delle corde, delle cose che potevo prendere. Delle corde con l'arco, mi ricordo, potevo fare. Mugia, vai a vedere. Ma che i tavoli si muovono qua, che cazzo succede? Cos'è? Un microchip? Che cazzo è sta roba? Una pietra, la tiro in testa.
Non mi piace stare nel loro villaggio, non so perché, non è proprio... Cos'è questa roba? Che cazzo è? Ma che cos'è? Ma che cazzo è questo? Cazzo è sto rumore? Minchia, che è, ragazzi? Non scherziamo, eh? Porca di quella troia. Che cazzo succede? Una musica leggermente inquietante. Leggermente, proprio. Porca troia, così. Questo chi è? È uno capovolto. Porca puttana, me la sto facendo sotto. Che cazzo sono sti... Una corda. Ho preso la corda! Ho preso la corda, raga! Porca puttana, io qua non ci voglio stare, ragazzi, eh! Mettete pollice in su, se no, mamma mia! Pollice in su, ragazzi, pollice in su! Me la sto facendo sotto, cazzo! Mi ho preso la corda, ragazzi! Non si vede neanche che cazzo c'ho, ma vi rendete conto? Andiamo via di da questo cazzo di posto! Andiamo via! Cos'è qua? Andiamo via di qua, non mi piace. Andiamo via, andiamo via. Speriamo bene, ragazzi. Porca miseria, non mi piace questo posto. Dobbiamo uscire dalla foresta perché non vedo un merito cazzo. Ok. Forse ce l'abbiamo fatta, non ci segue nessuno. Forse gli abitanti di quel postaccio di merda erano a caccia. Fuori, insomma, quindi ce la siamo cavata, diciamo così. Cazzo, ma cos'è? Ma pure la batteria non funziona più. Che cazzo c'ha? Ho scaricato la batteria di questa merda di questa cazzo di cosa. Io non posso fare la corda, eccola qui. Potevo fare un arco, mi sembra. Cioè, si mette questo con questo e fai la corda. No, no, non era questo, forse. Forse era questo, il bastone lungo. Cazzo, cazzo, bambini imbecille, cioè, adorato. Allora facciamo questa più. No, è qui. Non devi fare qui, cazzo. Merda. No, anche la pioggia va a culo. Allora, la corda più questo. Forse due di questi. Combina. Ok. Che come cazzo funziona? Che cazzo fai? Vabbè. Mi spiegherete voi poi dopo come cazzo fare a fare qualcosa. Intanto sta piovendo di merda e sono congelato. Quindi morirò come uno stronzo, come al solito. L'unica cosa da fare qui è... fare un bel fuoco, facciamo il libro, se no qua ci moriamo. Guarda qui, trema pure il libro, trema da mettere il cazzo del freddo. Basic fire, ok. Ok, bello, dai, accendi. Sto gelando, ragazzi. Porca vacca. Ok, ci siamo. Siamo ancora vivi, calma, non è successo assolutamente niente. Mettiamo su quel coniglietto. Merda. Va bene. Ok. Ok, ragazzi, sembra andare tutto bene per adesso. Abbiamo la corda e possiamo fare un arco, che secondo me è una bellissima arma. Solo ho bisogno del vostro aiuto, come al solito, perché sennò sono nella merda. Sta diventando anche giorno, quindi è tutto bene, va tutto bene alla grande. Oh cazzo, va tutto bene, un paio di palle. Muoviamoci. Siamo sempre in movimento, perché come un buon soldato, se stai in movimento non ti becca nessuno. Come ti fermi, sei fottuto. Ok, ragazzi, io direi per adesso con questo è tutto. Che cazzo è lì? Oh cazzo, con questo è tutto, un cazzo. Con questo scappiamo di brutto.
capiamo proprio di brutto. Oh merda, chi è questo? Robin Hood qua, con le fiamme in testa, la testa di cazzo. Volevo dirvi ragazzi, con questo è tutto. Sono due di loro che corrono come degli stronzi ambulanti. Scappiamo, 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 scappiamo. Volevo salutarvi ma non mi sembra più il momento. Come vedete ogni secondo può essere l'ultimo qui in questo gioco. Quindi cerchiamo di allontanarci e sgattaiolare via di qui. Porca puttana, ma questa stronza, vai, facciamo zig zag dentro gli alberi così li seminiamo questi coglioni. Ok, forse ce l'abbiamo fatta ragazzi. Yahoo, ci hanno fatto cambiare direzione quei coglioni, però va bene, va bene così, dai. Basta che ci togliamo dalle palle, andiamo di qua. Va bene ragazzi, credo di che sia stata una bella nottata movimentata e con questo è tutto. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi ringrazia ancora col fiatone che corra. Che corre, scusate. Visto che no, non li vedo, ok. Questo è tutto veramente ragazzi, ci vediamo alla prossima. Non mi lasciate solo in questa cazzo di foresta, vi prego. Non mi lasciate solo in questa cazzo di foresta. Pollice in su ragazzi, pollice in su. C'è roba da mangiare qua, ok? Pollice in su, ragazzi. Ciao, ciao.